come sta? Vieni qua, dammi un bacio. Come sta? Non avanti. Sei contento di essere venuto? Non lo dovrei essere. Un bambino che aveva deciso di voler fare il pubblico ministero, aveva fatto un compito in classe, il compito è stato letto in classe e poi diciamo ha avuto delle ripercussioni negative da parte dei suoi compagni. Mi sembrava importante incoraggiare una scelta di un ragazzo che è un ragazzo molto, come dire, maturo, uno studioso, perché credo che sia una scelta di legalità, di un segnale per tutti. E poi credo che sia anche nostro compito incoraggiare le vocazioni, perché diciamo abbiamo bisogno in futuro di persone che vogliono fare. No, semplicemente di studiare. Mi sembra un ragazzo molto pacato, molto maturo, diciamo ben motivato, molto attaccato agli studi. È venuto di pomeriggio perché ha detto che non voleva perdere una giornata di scuola. Quindi secondo me insomma un bel esempio, una bella storia. L'emozione non conta, conta che quello la mia lotta che io sto facendo è che onestamente non credevo di ricevere così tanta considerazione. E intanto sto visitando gli uffici istituzionali, poi mi butterò nella mischia, diciamo. Senti, sei parecchio, sei un ragazzo sveglio, molto intelligente, sì. Ma c'è qualche magistrato che stimi particolarmente? Gira verso il... C'è qualcuno che segui? Non so, per esempio, sento mai parlare di Giovanni Falcone. Ma moltissimo, ecco perché sono un suo grande fan. Quando il 23 ho seguito tutta la sua manifestazione in sua memoria, come sono fan anche di Borsellino, il 19 luglio lo seguirò. I miei, questi sono i due emblemi per me da seguire, perché sono emblemi di giustizia ormai spenta che dobbiamo iniziare a far riaccendere, perché così non si può andare avanti. Che consigli ti hanno dato ai magistrati che hai incontrato? Sia i magistrati di Lecce che quelli di Bari mi hanno detto la stessa cosa, che un giudice può sbagliare in qualsiasi momento. Sto prendendo in considerazione questa frase per sbagliare, ma anche correggere i miei sbagli. Che il suo sogno sia quello di diventare magistrato, vero Giuseppe? Ma non un magistrato qualsiasi, ma voglio arrivare alla cima, magistrato antimafia. Voglio trovare un senso a questa vita. Per me è stato sempre un sogno poter conoscere coloro che a loro volta hanno conosciuto i grandi eroi della lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, per la giustizia, per la speranza, per la libertà. Che consigli chiederesti al procuratore Grasso? Come continuare a lottare, come trovare la forza, come andare avanti. Abbiamo bisogno di tanti ragazzi come lui e che abbiano questo spirito, perché adesso che abbiamo avuto il contatto non ci lasciamo. Dobbiamo entrambi darci la forza di continuare, quindi questo è per il nostro futuro. Uno tiene l'altro.